Io credo che la sfida più importante che lei avrà davanti a sé è quella davvero di coniugare eh, il presente e il futuro perché eh, tutte le cose che abbiamo ascoltato sul futuro saranno possibili solo se nel frattempo tutte le strutture del mondo dello sport eh, saranno state in grado di sopravvivere a questa epidemia, a tutti gli effetti che ci sono stati e molte sono già fallite le realtà sportive, questo lo ricordava stesso lei ecco perché io credo che la cosa importante sia conoscere eh, da lei eh, la verità su queste bozze che girano, perché le bozze che girano sono bozze, però ovviamente essendo lei l'autorità di governo delegata ha sicuramente invece contezza di che cosa ci sarà e cosa non ci sarà nel decreto che il governo si appresta ormai almeno a quello che sappiamo ad approvare eh, tra pochissimi giorni e credo che tra le norme sicuramente l'hanno ripetuto i miei colleghi eh, non possano mancare tra le tante cose che sono state proposte anche all'unanimità da tutte le forze politiche di questa commissione la parte che riguarda i bonus e la parte che riguarda le ASD e le SSD cioè il fondo perduto e su questo mi permetto anche di ricordarle che a Sport e Salute sono ferme tante questioni che riguardano eh, i precedenti, la precedente assegnazione dei bonus, le cosiddette incongruenze con l'INPS e altre cose che sono sicuramente eh, che, alle quali è necessario dare una risposta il prima possibile così come sarebbe utile avendo introdotto il sistema per fasce eh, di poter consentire alle persone di integrare le domande di poter inserire il complesso dei redditi all'interno della piattaforma di sport e salute. L'altra cosa importante, eh, sottosegretario, ovviamente saranno, e eh, a lei però questo è ben chiaro, i tempi con cui tutto questo eh, che sarà contenuto, tutti gli atti che saranno, con le norme che saranno contenute all'interno del nuovo decreto sostegno poi entreranno in vigore. Io lo ricordo soltanto perché appunto i numeri poi restano: eh, da marzo a dicembre dello scorso anno, noi comunque extra fondi ordinari abbiamo messo a disposizione 1 miliardo e 500 milioni per tutto quello che riguardava il fondo eh, alle SDSSD, bonus ai lavoratori. Quindi anche questa volta, al di là dei fondi ordinari, noi abbiamo ancora sicuramente contezza del fatto che esistono 50 milioni dell'ultimo decreto rilancio che non sono stati ancora attribuiti, ci sono 50 milioni del fondo ordinario che avevamo messo in legge di bilancio, ci sono i soldi come lei ricordava, gli ausili alle disabilità, a parte tutti questi fondi che già ci sono, quello che oggi è importante sapere è quanto di più riusciamo a inserire all'interno di questo decreto sostegno. Per quello che riguarda il futuro, io condivido il fatto che la riforma del lavoro sportivo possa essere assolutamente migliorata, eh, su questo non c'è dubbio, mi auguro veramente che che tutti la leggano bene e con attenzione perché a volte si strumentalizza soprattutto da parte di chi poi questa riforma di fatto non la vuole realizzare e quindi probabilmente non l'ha neanche letta fino in fondo bene. Del resto il rinvio al 1 gennaio 2022 anche di tutti gli altri decreti legislativi è invece secondo me un po' meno comprensibile perché all'interno di quei decreti ci sono tante cose come l'ingresso dei paralimpici nei gruppi sportivi militari, come lo stesso professionismo femminile da lei eh, richiamato che potevano Diciamo, entrare in vigore in maniera assolutamente eh, anche nei tempi diciamo, previsti. Comunque, in ogni caso, il PNRR mi sembra un'ottima diciamo, notizia l'aggiunta di altri 300 milioni oltre ai 700 già previsti eh, per tutta la parte di inclusione sociale. Concludo su due cose. Una riguarda sport e salute. Non entro nei temi della governance, eh, mi permetto solo di esprimerle la mia solidarietà, nel senso che non invidio diciamo, nei rapporti con i vertici delle altre strutture. Um, però ecco sono contento che lei l'abbia definito strumento operativo del governo perché così è in tal senso le chiedo anche se lei ha intenzione di mantenere il dipartimento per lo sport eh, che era stato oggetto di, di molte critiche nella precedente governo o se ritiene di doverlo cancellare e allo stesso tempo mi chiedo veramente di mh, chiedo a lei di, di, di dirci qualcosa in più sull'atto di indirizzo che darà a sport e salute perché come strumento operativo del governo appunto è giusto che faccia, io ovviamente condivido, condiviso, dal resto era nel programma della, della mia forza politica l'istituzione di questa agenzia operativa del governo che però ad oggi secondo me non ha ancora una visione molto chiara su quello che deve fare e non ha soprattutto una eh, efficacia nella sua azione rispetto alla potenza che potrebbe determinare. Sport e salute ha circa mille dipendenti, cioè quanto cassa depositi e prestiti, voglio dire, quindi è una realtà enorme. Di questi mille dipendenti molti sono presso altre federazioni indistaccate comando e questo è un tema per il quale prego di prendere anche visione perché eh, se domani mattina questi 400 circa dipendenti rientrassero improvvisamente in Sport e Salute, Sport e Salute rischierebbe il default. È vero quello che diceva anche il collega Mollicone di questa analisi molto costosa che è stata fatta di assessment e quindi sarebbe importante sapere anche. Da lì che cosa viene fuori, però ecco fermo restando il ruolo fondamentale sport e salute, capire però come farà le cose per le quali è nata. Questo credo che sia la cosa, la sfida più importante. Ehm, io ho sentito tra le tante cose che lei ha dichiarato nel programma molte cose che riguardano soprattutto gli atleti, quindi soprattutto coloro che dal territorio partono per poi diventare dei grandi atleti. Mi raccomando, teniamo sempre attenzione anche per quelli che restano, che poi numericamente a me sono molti di più: sono quelli che non riescono neanche ad andare all'università, sono quelli che non riescano a fare un certo tipo di percorso eh, che è quello magari eccellente ovviamente che ha fatto anche lei come altri atleti perché ovviamente quella parte di sport è una parte che riguarda la stragrande maggioranza della popolazione. Sono d'accordo col collega della Lega che diceva che lei è la persona giusta al posto giusto proprio per questo le aspettative nei suoi confronti sono ancora più alte e proprio per questo il rischio di deludere se poi non riusciremo a fare le cose sarà altrettanto forte, quindi lavoriamo insieme per evitare che ciò avvenga. Grazie. Grazie, onorevole Spadafora. Abbiamo un quarto d'ora più o meno, sottosegretario Vezzali, prego. Presidente, cercherò di essere breve e concisa. Mi dispiace per essere... Come essermi... in pedana? Come in pedana. Es... Ma in pedana ci mettevo il tempo necessario per piazzare la stoccata, quindi da un secondo anche a un minuto e passa. L'importante è far passare il messaggio. Era importante per me oggi cercare di illustrare le linee programmatiche che, mi sono, eh, che ho studiato insieme al, ai miei collaboratori per eh, far sì che tutti i parlamentari presenti potessero prendere, prenderne atto. Eh, il, eh, il collega Barbaro ha parlato di libro dei sogni. Io quando espongo una cosa mi pongo un obiettivo, non parlo di sogni, ma penso che quell'obiettivo si possa... Si possa raggiungere. Io ho fondato le linee programmatiche su tre punti: formazione, economia e salute. E la formazione passa attraverso la scuola. L'ho sottolineato in maniera molto incisiva, a partire dal, dalla scuola primaria per passare alla scuola secondaria, eh, fino all'università. Io non ho parlato solo degli atleti di alto livello, perché gli atleti di alto livello. Oggi purtroppo, come quando io ero una ragazza, incontrano una difficoltà notevole perché proprio manca una cultura sportiva in Italia che noi siamo qui e siamo chiamati a doverla imprimere. Quindi è fondamentale permettere agli atleti di un certo livello di poter portare avanti gli studi, di poter pensare ad un futuro lavorativo anche quando terminerà la carriera sportiva, così come dobbiamo lavorare sullo sport di base ed è mia intenzione infatti quando ho parlato di università e ho parlato di campus per permettere agli studenti che finiscono un ciclo ed entrano nella parte della loro vita da adulti di poter comunque farla attraverso anche lo sport, avendo a disposizione l'impiantistica. Eh... L'onorevole Mollicone se n'è andato, mi dispiace tantissimo perché eh, le sue domande sono state poste in maniera rapida, talmente rapida che non si sono neanche capite. L'onorevole Mollicone ha detto che il testo mi è stato scritto da altri, ma devo dire che l'onorevole Mollicone non c'era quando io eh, stavo lavorando sul testo e che ho scritto in maniera molto dettagliata e articolata senza lasciare nulla al caso. Quindi l'onorevole Mollicone sarà sicuramente informato con una nota scritta del Dipartimento su tutte le domande che esulavano dalle mie linee programmatiche e quindi eh, sicuramente quanto prima avrà quello che lui chiederà. Per quanto riguarda gli altri sono stati toccati, al di là delle mie linee programmatiche, temi importanti che riguardano riaperture, sostegni. Le riaperture, come tutti sapete, sono legate al quadro epidemiologico che eh, il Paese sta vivendo. E quindi eh, lo studio viene fatto, eh, in, ci sono degli organi competenti, il CTS, il Dipartimento per lo Sport si confronta con il Ministero della Salute e il Governo tutto insieme poi prende le decisioni. Eh, nel decreto riaperture. Eh, dal 26 aprile tutti gli sport all'aperto si possono praticare e questo è già un grande passo avanti. Le piscine all'aperto si, si potranno avere già a partire da metà maggio. Eh, per quanto riguarda eh, le palestre, dal 1 giugno sulle piscine al coperto... Eh, purtroppo nel decreto riaperture sono state escluse, ma c'è un grande lavoro e ci sarà sicuramente un tavolo tecnico che le sta prendendo in considerazione affinché possano riaprire quanto prima nei termini eh, che definiranno il tutto perché possa avvenire in massima sicurezza. Per quanto riguarda le riaperture al pubblico. Eh, nel decreto riapertura abbiamo ottenuto delle deroghe e secondo me è un messaggio importante prendere in considerazione i singoli eventi sportivi per permettere eh, una partecipazione, seppur minima, al pubblico ai grandi eventi. E questo, come ho detto ieri eh, nella conferenza stampa di presentazione degli internazionali di tennis, rappresenta un, un raggio di luce che tanto abbiamo atteso. Quindi, eh, la presenza seppur minima è importante quindi come Dipartimento sto, stiamo lavorando perché questo avvenga quindi sostegni per quanto riguarda invece il sostegni io devo ringraziare il lavoro dei parlamentari perché eh, il decreto sostegno è stato lanciato nel momento in cui la delega allo sport ancora non era, non era stata assegnata e pur avendo sotto, sottovalutato le esigenze del mondo sportivo attraverso eh, l'attuale conversione del decreto in Parlamento state intervenendo perché si possa migliorare la situazione. Quindi io su questo devo ringraziarvi. Avete parlato anche del decreto Sostegni Bis che, eh, eh, sul quale il governo sta lavorando. E per quanto riguarda lo sport stiamo lavorando su un pacchetto di norme che comprende a quanto già emerso da agenzie e titoli di stampa nei giorni scorsi che si sono basati su una bozza. Ulteriori risorse a favore, eh, in favore di ASD e SSD, ulteriori fondi in favore dei collaboratori sportivi per coprire le mensilità restanti. Inoltre, stiamo anche lavorando, come ha sottolineato e ha citato eh, l'ex eh, ministro Spadafora. Per risolvere la casistica degli 11.500 lavoratori sportivi legata alle incongruenze IPS. e qui io auspico che ci sia la più convergenza totale possibile per eh, riuscire a sistemare. La situazione di queste persone. E inoltre ci stiamo impegnando per i rimborsi delle spese sanitarie sostenute dalle associazioni e dalle società sportive ed anche per il rinnovo del credito d'imposta per le sponsorizzazioni delle società sportive. E oltre a questa sono fiduciosa che il decreto conterrà ulteriori misure di sostegno per la ripartenza del mondo dello sport. Questo per quanto riguarda il decreto sostegni. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva è fondamentale il PNRR, il... noi pensiamo al miliardo, al miliardo di, di euro che è stato stanziato, però io devo dire che eh, alla fine i soldi saranno molto di più perché dobbiamo considerare che eh, in tutte e sei le missioni in cui è articolato il piano ci sono comunque dei collegamenti che riportano al mondo dello sport. Impiantistica sportiva dunque è un lavoro sul quale tutti noi dovremmo lavorare e articolare bene perché come è stato sottolineato il nostro Paese è carente di impiantistica sportiva, la sottoscritta si è allenata per tanti anni in una palestra in cui ci pioveva dentro, eh, conosco benissimo la situazione del Sud per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, quindi occorrerà lavorare molto su questo. E... Per quanto riguarda i decreti attuativi eh, che sono stati portati con la riforma del 2018, sono eh, concorde con anche l'onorevole Sbrollini, che ringrazio per l'intervento e con il quale sono felice di poter collaborare, di lavorare tutti insieme. Eh per far sì che possa uscire davvero una buona misura che faccia bene e dia soprattutto un'impronta per il breve, medio e lungo termine allo sport, allo sport italiano. Ed è giusto che eh, il Dipartimento dello Sport sussista e che Sport e Salute sia la sua struttura operativa così come il CONI debba occuparsi della parte che riguarda eh, il, mondo, il mondo olimpico con, tutta la, con tutto quello che ne consegue. Eh, è giustissimo che i collaboratori sportivi eh, abbiano il riconoscimento per evitare che maestri, persone tecnici come il mio maestro Giulio Tommasini debba andare ad allenare in Francia, perché in Francia i contributi sono versati e in Italia purtroppo... Eh, questo non gli era stato garantito, ma è altresì giusto che questo provvedimento venga bilanciato e consenta e che le associazioni sportive siano messe nelle condizioni di poter pagare i collaboratori sportivi. Le tematiche eh, spero di averle illustrate assai esaustivamente, anche perché il presidente Mencini eh, mi ha diciamo, colpito in punta di fioretto per e non facendomi terminare è un pregio una rarità nel, nel migliore dei modi quindi ecco eh, le cose sono tante però quello che ho detto credo che sia possibile farlo nell'arco che abbiamo a disposizione di tempo e con la massima condivisione di tutti io credo che lo sport non abbia colori politici e che Tutti andiamo verso la stessa direzione e tutti insieme possiamo davvero portare a casa un grandissimo risultato a cominciare dall'inserimento dell'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria. Credo che sia un atto di civiltà che tutti si aspettano. In Europa forse siamo nel mondo uno dei pochi paesi che non lo fa. Ma nonostante questo nel medagliere olimpico noi italiani siamo sempre tra i primi, nonostante ci alleniamo in palestre dove ci piove dentro, in condizioni di prossimità, attraverso il volontariato, perché lo sport è fatto. Da, da persone che ci mettono la passione e l'anima, volontari, noi riusciamo ad emergere perché abbiamo tanta fantasia e sappiamo adattarci alle situazioni difficili, ma io credo che se fossimo strutturati meglio potremmo ancora, ancora dare, dare di più, quindi io spero che tutti noi possiamo essere uniti per farci dare un'impronta che... Eh, lo sport nei prossimi anni poi potrà apprezzare per avere un'Italia più culturalmente sportiva. Grazie. Grazie sottosegretario anche per la sua precisione. Abbiamo concluso i nostri lavori, grazie Valentina Vezzali, Buona serata, buonasera Presidente, buonasera a ciascuno di voi, grazie.